Hello, I'm Beppe Rocca. By the way, sono anche un medico. Nice to meet Benvenuti nel progetto Arte di Vivere. Arte di Vivere si occupa della globalità delle conoscenze. you. Non penso che il libro di Arte di Vivere sia scritto in linguaggio matematico, quindi l'uomo di Vitruvio non è adeguato. Se adottiamo il metodo investigativo del tenente Colombo, forse è più idoneo suggerire che ci ispiriamo ai disegni preparatori di Leonardo. Mia nonna era convinta che gli uomini sono diversi dalle donne. Dopo aver letto tutti i volumi delle neuroscienze, non sono più sicuro. Nel cervello ci sono dei sistemi chiave, ma ho come l'impressione che l'uomo e la donna fanno le stesse cose, ma lo fanno in modo sostanzialmente diverso ed usando dei circuiti diversi. Se volete sapere che cosa ne pensiamo, la risposta probabilmente la troverete in qualcuno di questi corsi. I batteri, poverini, esprimono tutti i geni che hanno. Noi abbiamo una biblioteca di 25-26 mila geni, ma ne esprimiamo soltanto qualcuno. Quindi è meglio pensare alla genetica come una grande libreria. E allora chi è che mette i segnalibri nella libreria e chi sceglie i volumi? L'epigenetica. Ognuno vive come gli pare e siccome gli stili di vita modificano l'epigenetica, possiamo dire che è una ricerca infinita. Beh, forse bisogna tener conto delle fasi della vita, della biografia individuale e della storia. Oh, beh, poi ci sono gli ormoni sessuali, qui andiamo a ridere. Ho come l'impressione che con la dieta industriale attuale vengono alterati già durante l'embriologia. In questo contesto l'alimentazione diventa un punto cruciale, come la qualità degli alimenti. Che dire? Alla fine da questo corso esce quello che si può definire un modello eco, come ecologico, bio-sociale. Eco-bio-sociale. Beh, vuol dire che vogliamo reintegrare l'uomo all'interno degli equilibri ecologici, dobbiamo tener conto adeguatamente della biologia, dobbiamo tener conto delle interazioni sociali. Sono esse che modulano lo sviluppo, la formazione, la coscienza, l'identità individuale. In una parola, vogliamo riportare la biografia individuale nella storia della vita. Forse Baudrillard ha ragione. Uno dei problemi più grandi dello stile di vita delle società industriali è che anziché mangiare cibi e utilizzare medicinali naturali, noi utilizziamo sempre di più i simulacri di un supermercato globale. Frequentate i corsi e capirete di che cosa mi riferisco.